Gli alberi hanno una straordinaria capacità di crescere adattandosi all'ambiente in cui si vengono a trovare, perché banalmente non possono emigrare. E queste proprietà, queste capacità non sono conosciute nel mondo dell'ingegneria strutturale per lo più. E quindi il dialogo con gli ingegneri strutturisti è stato fondamentale da questo punto di vista. Abbiamo lavorato molto e abbiamo imparato entrambi, perché questo è forse la prima volta in cui l'albero, con le sue esigenze, con le sue peculiarità, è stato messo al centro del processo di progettazione. Noi come paesaggisti e come agronomi abbiamo indicato quali fossero le esigenze degli alberi, ma abbiamo dovuto ragionare in termini numerici con gli ingegneri per fornire loro la dimostrazione del fatto che un albero resiste al vento in maniera diversa rispetto a come fa una struttura che non ha la stessa capacità di ammortizzare i carichi del vento. Non erano mai stati collocati alberi di queste dimensioni in facciata, che è diverso che collocarli in copertura, e questo comunque è un'esperienza non solo unica in Italia, ma unica a livello planetario per ora, anche se ci sono stati moltissimi tentativi e ci sono moltissimi tentativi ora. Dal punto di vista più prettamente tecnico, agronomico, è sicuramente il primo progetto che ha introdotto il contratto di precoltivazione in Italia. Gli alberi sono stati scelti nel 2010 a uno e messi in coltivazione per 2 anni in un vivaio specializzato con una tecnica particolare che vedete anche qui riprodotta, ad esempio questo tipo di coltivazione è stata adottata per tutti gli alberi dell'Expo successivamente, perché ci consentiva di operare in qualsiasi periodo stagionale. Qui non sapevamo quando avremmo potuto poi intervenire a completare l'operazione, e soprattutto visto la difficoltà e la complessità dell'operazione di montaggio fisicamente degli alberi in facciata, dovevamo essere sicuri che gli alberi non subissero shock da trapianto, che fossero sicuri, che fossero controllati, che fossero sani. Quindi questo contratto di precoltivazione sicuramente è una grandissima novità. Un'altra grande novità dal punto di vista proprio della tecnica è anche la composizione. Questo non è un giardino, diciamo così, tradizionale, esce dai canoni del giardino formale all'italiana sicuramente, ma anche da alcune tendenze recenti del paesaggio, perché giustamente era necessario rispettare l'immagine che gli architetti ci avevano chiesto di riprodurre, cioè l'immagine di un bosco, e quindi abbiamo scelto piante che avessero l'aspetto più naturale possibile, che non perdessero questo aspetto nel tempo per le necessarie potature, per gli interventi di manutenzione, e accompagnano gli alberi un corteggio di altre 70-80 specie di arbusti e di perenni, molte delle quali possono essere ritrovate in una normale passeggiata in un bosco. Il tutto restituisce un'immagine magari un pochino più scomposta, ma più naturalistica, e anche questo non è molto usuale nel panorama paesaggistico italiano. La distribuzione degli alberi in facciata doveva rispondere a diverse esigenze. Una era anche quella di comporre un sistema anche interessante dal punto di vista delle colorazioni, sia primaverili che autunnali, e doveva anche, diciamo così, essere adeguata alla distribuzione interna degli appartamenti. Ma per quello che riguarda la distribuzione poi sulla facciata, sono stati fatti parecchi studi per verificare quali fossero le differenze di ventosità sulle diverse facciate ai diversi piani, quindi gli alberi sono stati scelti e selezionati anche in funzione delle condizioni di ventosità, perché qui ci sono degli effetti canyon in alcune posizioni che sono stati identificati attraverso 2 passaggi in galleria del vento. Il primo con un modello in scala 1:20 che teneva conto anche della città trasformata, e poi tutto il sistema, perché a noi piace parlare di sistema albero, cioè non è solo l'albero, è il suolo, i sistemi di fissaggio, il terreno che l'albero ha a disposizione. Tutto questo sistema è stato sottoposto, diciamo così, a una prova finale
in una galleria del vento a Miami, che era l'unica che ospitasse degli alberi vivi, che avesse le dimensioni per ospitare degli alberi vivi, per verificare la tenuta. Oltre a questi aspetti c'è anche la distribuzione in funzione ovviamente dell'esposizione, perché abbiamo scelto specie che gradiscono avere un'esposizione al sole per le facciate sud e al contrario sulle facciate nord, specie che invece sarebbero, diciamo così, in difficoltà se fossero al sole tutto il giorno. Milano può imparare quanto sono straordinari questi elementi viventi per la vita dell'uomo. Adesso io ho una, diciamo così, un particolare rapporto nei confronti degli alberi, perché ci insegnano tantissime cose, ci insegnano appunto la capacità di adattarsi alle condizioni più incredibili, a lavorare con il minimo di risorse, senza dispendio di energia, per crescere. Un albero ha una struttura dal punto di vista biologico fantastica, eccezionale, perché appunto nella sua crescita riesce a adeguarsi senza dispendio di energia e di materiale. Quindi potremmo imparare da loro a dare molto, 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 molto gratuitamente senza aspettarci nulla in cambio. Forse questo potrebbe anche cambiare un po' i rapporti fra le persone, no? E loro lo fanno da sempre. Siamo noi che non conosciamo e non riconosciamo loro tutto i benefici che ci danno in realtà.